In settimana è iniziato nelle commissioni l'esame dei disegni di legge su finanziaria e bilancio. Entro il 27 marzo si concluderanno le consultazioni online. Tra le priorità, il pagamento di tutti i debiti, soprattutto quelli riferiti al periodo 2011-2013. Il Consiglio regionale ha ricevuto in dono il quadro Il sonno della ragione dell'artista Luisa Sartoris. Il dipinto acrilico su carta intelata era stato esposto nel 2010 nella mostra collettiva Alle radici della democrazia, promossa dal Comitato Resistenza e Costituzione. 15 opere del maestro Ettore Fico sono esposte fino al 6 aprile all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale. Si tratta di acqueforti e incisioni su carta che rispecchiano le tematiche predilette dall'artista per i disegni e la pittura. La Blue Economy in Piemonte parte dal Giardino Botanico Rea di Trana. Se ne è parlato nel corso di un incontro organizzato dalla Consulta Europea per utilizzare l'approccio sistemico e creare una rete territoriale, coerente con le linee guida europee. Fino al 30 aprile Palazzo Lascaris ospita la mostra 1000 cartoline per un regno. Rassegna su Casa Savoia attraverso le cartoline postali del Regno d'Italia dal 1896 al 1946. La mostra è promossa dal Consiglio regionale con il gruppo Amici del Passato di Volpiano, Torino. Collegamento in diretta con l'astronauta Samantha Cristoforetti da parte degli studenti della Scuola Media Dante Alighieri di Casale Monferrato. Per l'iniziativa l'istituto è stato selezionato dall'Agenzia Spaziale Europea. Ritorna a collezioni minime a Palazzo Lascaris con il Museo Regionale di Scienze Naturali. Fino al 10 maggio sono esposti alcuni reperti naturalistici e volumi dedicati ai pipistrelli, visibili in due vetrine nell'atrio del Palazzo di Via Alfieri.